Sono Marco Giacchello, chef del ristorante La Smarrita, situato nel centro di Torino. Oggi vi andrò a proporre dei piatti di facile realizzazione. Ora andremo a preparare degli stracci di ceci con zucchine in fiore e codi di gambero. Avremo bisogno di farina di ceci, latte, uova, prezzemolo tritato grossolanamente, sale, pepe, zucchine, il suo fiore di zucchino e delle code di gambero sgusciate. Per la preparazione degli stracci di ceci andremo a comporre un composto come quello per le crespelle. Uovo, andiamo ad aggiungere man mano il latte, e man mano aggiungiamo la farina di ceci. Facendo in modo di avere un composto sempre morbido e omogeneo. A questo punto saliamo e pepiamo il composto. E aggiungiamo il nostro prezzemolo tritato grossolanamente. Misceliamo il tutto e lasciamo riposare per non meno di 30 minuti. Nella nostra padella calda andremo a versare un goccio di olio d'oliva e il composto, in modo da formare delle crespelle ma non troppo sottili. Man mano che le crespelle saranno pronte, le andremo ad adagiare su un piatto, facendole raffreddare. In un tegame mettiamo 2 cucchiai di olio di oliva e poniamo a cuocere prima le zucchine tagliate sottilmente. Seguite dalle code di gambero. Saliamo, pepiamo e proseguiamo la cottura per alcuni minuti. Andiamo adesso a preparare i nostri stracci. Poniamo le crespelle in questo modo e andiamo a tagliare a metà e poi in maniera irregolare, a mo' di mal tagliato. Nel frattempo i nostri gamberi e le nostre zucchine saranno cotte. Inumidiamole con del brodo . Aggiungiamo del prezzemolo tritato e i nostri stracci.
e a fuoco moderato miscegliamo il tutto. Dopo pochi minuti i nostri stracci sono pronti per essere impiattati. Piatto che andremo a guarnire con i nostri fiori di zucca tagliati a listarelle.